Pesaro dice addio ai Mediterranean Beach Games. Nelle Marche più di 7.000 contagiati ma solo 600 con sintomi. Pronto soccorso, futuro incerto per la direzione di Pesaro. Eccedenze alimentari, anche la grande distribuzione combatte gli sprechi. Buona serata e ben ritrovati su Rossini TV, questo è il nostro telegiornale, oggi è martedì 18 gennaio e apriamo questa edizione con un servizio dedicato proprio al primo Consiglio Comunale del 2022 che si è tenuto appunto a Pesaro. Consiglio in cui è evidenziata l'ufficialità di una rinuncia, cioè quella dell'organizzazione dei Mediterranean Beach Games che erano stati assegnati alla città per il 2023. Vediamo il servizio. Niente Mediterranean Beach Games. Il sospetto, per non dire la convinzione, ce l'avevano da tempo i consiglieri comunali di centrodestra che avevano calendarizzato un'esplicita interrogazione alla quale ieri, in sede di consiglio, ha risposto personalmente il sindaco Matteo Ricci ammettendo la rinuncia alla rassegna internazionale. I giochi del Mediterraneo sulla spiaggia assegnati all'Italia e a Pesaro per il 2023 vengono revocati e assegnati alla Grecia e alla città cretese di Eraklion. Un'ufficialità di fatto presente da ottobre ma scoperchiata solo in queste ultime settimane con coming out nel corso del primo Consiglio Comunale del 2022. I consiglieri di centrodestra Giulia Marchionni, Giovanni Dall'Asta, Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Dario Andreolli, Roberto Biagiotti, Emanuele Gambini, Francesco Totaro e Andrea Marchionni hanno incalzato il sindaco che ha risposto motivando la rinuncia a costi esorbitanti e a mancanza di garanzie sufficienti per un simile impegno di spesa per la città. Verificato il contratto, questo contratto cubava più o meno in 3 milioni e mezzo di spese. Cioè il comune si sarebbe dovuto impegnare a coprire 3 milioni e mezzo di spese, cosa mai capitata prima in tutte le manifestazioni sportive che abbiamo ospitato, comprese le ultime che ospiteremo delle Final Eight, dove in genere viene chiesto un contributo al comune, spesso e volentieri in termini organizzativi, in termini logistici, a volte anche in termini di contributo, penso alle tappe, gli arrivi del Giro d'Italia piuttosto che altro, quindi ma mai c'era arrivato un contratto da firmare per 3 milioni e mezzo sostanzialmente. A quel punto ci siamo mossi innanzitutto con la Regione non ha ritenuto di cofirmare il contratto come invece è stato fatto in Puglia per Taranto, ma si era impegnata a dare un contributo importante, mi pare intorno a 300.000 euro, quindi comunque la Regione la sua parte l'avrebbe fatta. A quel punto io sono andato al Ministero chiedendo una garanzia da parte dello Stato, perché l'impegno per una città come Pesaro di 3 milioni e mezzo era eccessivo, anche perché sicuramente c'è un ritorno, come abbiamo enfatizzato anche in quel comunicato stampa, di immagine, di presenze, eccetera, però non stiamo parlando di decine di migliaia di presenze e quindi diciamo il gioco non valeva la candela. Dunque Pesaro rinuncia ad una manifestazione ufficializzata in pompa magna 2 anni fa che prevedeva l'arrivo di un migliaio di atleti a livello internazionale e sulla quale, da ottobre 2020, era stato pure lanciato un bando del comune per la scelta del logo di Pesaro 2023. Ed ora cambiamo completamente argomento perché proseguono a cifre mai viste i contagi nella regione Marche dopo l'entrata in vigore della validità dei tamponi rapidi da farmacia nella diagnosi da Covid-19. Oggi sono addirittura 7.748 i nuovi casi di contagio, di cui 1.977 nella provincia di Pesaro Urbino.
Dati che al momento dicono che il 40% dei tamponi processati denota Covid-19, ma i casi che presentano sintomi sono appena 658, cioè una cifra inferiore a un contagio su 10. Stabili i ricoveri, che sono attualmente 347, mentre calano di 5 unità quelli in terapia intensiva, che passano da 64 a 59. Pesante il numero dei decessi. Oggi se ne contano 8 di età compresa fra i 57 e i 90 anni. Chi da 2 anni deve fare i conti quotidianamente con i malati Covid è il pronto soccorso di Pesaro, che almeno per il momento vede interrompersi le funzioni da primario del dottor Gnudi. Si conclude il ruolo di primario pro tempore di Umberto Gnudi dal coordinamento del pronto soccorso di Pesaro, ma non riparte quello di Stefano Loffreda, che deteneva la titolarità della gestione del reparto d'emergenza dell'ospedale San Salvatore. Loffreda è infatti rimasto a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, dove a gennaio 2020 assunse un incarico ospedaliero. Incarico che verrà protratto almeno altri 6 mesi. Tempi che però non si conciliano con la fine dei suoi 2 anni di aspettativa da Marche Nord, terminata pochi giorni fa. Contestualmente sono decadute le mansioni da direttore facente funzioni di Umberto Gnudi, che fu messo a capo del pronto soccorso nel momento più violento della prima ondata di Covid-19 e lì è rimasto nel gestire una burrasca pandemica che l'ha travolto in ogni declinazione di criticità. Dal sovraccarico di malati contagiati ai deplorevoli episodi di aggressione sanitari fino alla strutturale carenza di personale e, da ultimo, lo tsunami mediatico delle dichiarazioni avverse ai Novax che hanno fatto il giro d'Italia. Ora Gnudi cede l'incarico che Marche Nord riassegna temporaneamente al dottor Michele Tempesta, direttore di rianimazione. Un incarico che Tempesta rivestirà il tempo necessario alle procedure di concorso per una nuova direzione. Marche Nord ieri ha pubblicato l'avviso di cessazione dei vecchi incarichi per richiedere entro il 20 gennaio i curricula agli interessati alla nuova direzione del reparto d'emergenza di Pesaro. Possibile dunque una nuova direzione, così come un rinnovo dell'incarico a Gnudi. Intanto il pronto soccorso in questo inizio 2022 è tornato a respirare rispetto agli affanni di dicembre. Sono arrivati rinforzi di personale che a rotazione stanno attenuando la pressione sui medici, che era divenuta ai limiti del sostenibile. Rossini TV torna ad occuparsi di lotta agli sprechi alimentari. Dopo il nostro servizio realizzato nel periodo natalizio a documentare l'impegno in tal senso della Onlus Gulliver, oggi andiamo a scoprire come gestisce le eccedenze alimentari il più grande ipermercato della città di Pesaro. È sempre molto delicato, sempre molto sentito il tema delle eccedenze alimentari, del rischio sprechi in quella che è la quotidianità dei punti di distribuzione. Oggi siamo venuti allo spazio Conad del Rossini Center e la scena che vedete alle mie spalle rappresenta la quotidianità di ogni mattina, quella di addetti al recupero dei prodotti prossimi alla scadenza che rischierebbero di andare al macero e che invece vengono recuperati dalla Fondazione Banco Alimentare, dai suoi volontari, che appunto quotidianamente riescono a portare alle persone più bisognose, a categorie specifiche, questi prodotti. Un lavoro importante quello che viene fatto in questo, che rappresenta il punto di più grande distribuzione di supermercato, di ipermercato della città, tematica della quale abbiamo parlato con Alberto Moretti, titolare dello spazio Conad. Il tema è un tema attuale e penso che con la crisi che stiamo vivendo sarà un tema che avrà ripercussioni sempre più significative nel tessuto sociale ed economico di qualsiasi comunità. E noi siamo degli attori importanti all'interno di questa filiera e nel nostro modo di fare impresa siamo consapevoli che la lotta allo spreco e soprattutto la voglia di poter dare il nostro contributo nei confronti delle persone che ne hanno bisogno è un qualcosa che è importante e va gestito al meglio. Ritengo che vada fatto secondo logiche strutturate, perché è evidente che da parte di un'azienda come questa ci sono delle situazioni dove i prodotti prossimi alla scadenza possono essere innumerevoli e devono essere gestiti secondo una logica di un controllo della qualità e far sì che quel prodotto arrivi
a chi ne ha bisogno nel miglior modo possibile. Pertanto da parte nostra, in funzione dei diversi capitolati che ci sono per ogni singolo prodotto, noi li stocchiamo e quando questi sono prossimi alla scadenza solitamente li diamo a enti o associazioni che poi li utilizzano per darli direttamente a tutte le persone, alle famiglie che ne hanno bisogno. Oggi ricordiamoci che nelle Marche ci sono quasi 45.000 persone bisognose. Da parte nostra c'era una forte collaborazione con l'ente del Banco Alimentare, il quale raccoglie questi prodotti e poi li distribuisce a diverse enti e associazioni, sono circa 250 nel territorio marchigiano. Un passaggio fondamentale nella catena del recupero delle eccedenze è quella del prodotto prossimo alla scadenza, che rappresenta uno snodo intermedio delicato. Sì, è uno snodo significativo perché come tutti quanti i prodotti hanno un'obsolescenza, una durata finale, per cui per evitare che ci sia proprio uno spreco di prodotto, noi sui prodotti prossimi alla scadenza applichiamo un bollino di queste dimensioni dove viene evidenziato che è un prodotto prossimo alla scadenza, però ancora commestibile evidentemente, e proprio per questo andiamo incontro a una vendita dando l'opportunità di acquistarlo con uno sconto del 50%. Questo lo facciamo ovviamente nei confronti di quei prodotti deperibili che hanno queste caratteristiche. Possiamo dare una percentuale di quante di questa mole di prodotti viene recuperata e quante inevitabilmente viene gettata al macero? Allora, tutto dipende da quelli che sono gli andamenti di ogni singola giornata, dalla capacità gestionale che abbiamo noi nel gestire al meglio gli ordini e le vendite. È evidente che ogni giorno è un giorno diverso, perché questi prodotti possono subire andamenti delle vendite diverse e di conseguenza è difficile fare un'analisi preventiva. Io dai dati che ho visto ritengo che parliamo di centinaia di tonnellate, non di questo singolo esercizio evidentemente, però di tutto un insieme di operatori che si stanno contribuendo in questa direzione qua, di centinaia di tonnellate che arrivano annualmente verso le famiglie che ne hanno bisogno. E penso che questo sia un gesto importante, significativo, e per aziende come la mia rappresentano anche un modo di fare impresa solidale e vicino alla comunità. Da fine ottobre Rossini TV vi ha segnalato l'entrata in funzione dell'app Il Rifiutologo, un nuovo dispositivo digitale di Marche Multiservizi che fa sapere come nell'ultimo mese sono più che raddoppiate le foto segnalazioni inviate all'azienda per denunciare l'abbandono scriteriato di rifiuti ingombranti. La app è stata finora scaricata da 1.300 utenti che hanno portato a 150 segnalazioni relative a rifiuti abbandonati, cassonetti stracolmi o anomalie del servizio di raccolta. Solo nell'ultimo mese di segnalazioni ce ne sono state 86 che hanno consentito un repentino intervento di recupero rifiuti da parte degli addetti ai lavori di Marche Multiservizi. E Pesaro continua a rafforzare la sua candidatura a capitale della cultura 2024 e lo fa affidando al quartiere Vismara, Cattabrighe, Torraccia l'incarico di capoluogo della cultura per questo primo semestre 2022. 6 mesi quindi ricchi di iniziative che il quartiere ha presentato oggi in comune. Lo scopo di questo progetto è quello di rendere il quartiere il microcosmo del futuro ed è il sottotitolo anche del progetto stesso. Quindi vogliamo partire dalle specificità del nostro quartiere, dalle tradizioni storiche, popolari, dalle varie caratteristiche insomma, che lo individuano, per poter rappresentare un quartiere che sia una sorta di mappa per il futuro delle periferie. Quindi puntiamo a realizzare delle attività che migliorino e che aumentino la coesione sociale, l'integrazione, la creatività anche soprattutto dei giovani, se vogliamo. Quindi avremo un programma molto ricco, diciamo, di attività dal punto di vista dello sport, altre attività dal punto di vista culturale, altre di laboratori, insomma, in cui appunto per la creatività
per sviluppare la creatività delle persone. Gli eventi ovviamente saranno tutti gratuiti, vorrei specificarlo, aperti a tutti i cittadini, non solo a quelli del quartiere ovviamente. E partiamo il 26 gennaio con Nonni in Salute, quindi è un appuntamento dedicato agli over 70, quindi un momento formativo dal punto di vista dell'educazione appunto sportiva o insomma della salute. La palla passa al quartiere Quinto, che si è aggiudicato questa competizione con un programma ricchissimo, 55 appuntamenti in 6 mesi, un grande coinvolgimento del tessuto associativo, artistico, sportivo del quartiere. Questo programma entra a far parte del dossier di Pesaro 2024. Oggi stesso, 18 gennaio, era attesa il responso sulla shortlist, quindi delle 23 città rimaste una scrematura per arrivare a 10. Ci hanno comunicato nei giorni scorsi che la Commissione Nazionale si è data un po' più tempo, quindi comunicheranno ufficialmente le 10 rimanenti in corsa il 1° di febbraio. Motivo in più per continuare a crederci, a sperarci, anche se sappiamo che sarà molto complicato. In vista delle Final Eight di Coppa Italia di basket che si terranno dal 16 al 20 febbraio alla Vitri Frigo Arena, il Comune di Pesaro e il Liceo Marconi lanciano il Final Eight School Contest. Si tratta di un concorso in collaborazione con Lega Basket in cui gli studenti delle scuole pesaresi di ogni ordine e grado saranno chiamati a realizzare video di un massimo di 45 secondi incentrati sui valori positivi del basket. Video che andranno rigorosamente girati in uno dei campi di pallacanestro cittadini. Una commissione giudicante del Liceo Marconi decreterà quali saranno i migliori. I vincitori saranno proiettati durante le Final Eight e riceveranno biglietti gratuiti per la manifestazione. Parte la stagione 2022 del Teatro Sperimentale di Pesaro dedicata alla danza. Da febbraio ad aprile AMAT proporrà 4 appuntamenti. Si parte l'11 febbraio con l'opera Alce della compagnia Le Supplici. Il 24 febbraio appuntamento con la compagnia Cataclò che porterà in scena Rossini Grand Hotel. Il 18 marzo andrà in scena lo spettacolo Bayardère, Il regno delle ombre della compagnia Nuovo Balletto di Toscana, mentre l'ultimo appuntamento in programma sarà il 25 aprile con la compagnia Hervé QB, che porterà sul palco Boys Don't Cry. Dopo il concerto di Capodanno, Sinfonica 3.0 prosegue venerdì 21 gennaio alle ore 21 al Teatro Sperimentale con Fantasia in Sax. Secondo appuntamento della stagione invernale, organizzata dall'Orchestra Sinfonica Rossini, un concerto in cui per indisposizione del solista Gaetano Di Bacco il protagonista sarà Federico Mondelci, che da 30 anni è uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale, nonché direttore artistico dell'ente concerti. E dalla scorsa settimana Rossini TV vi sta portando alla conoscenza di alcune donne di genio, ovvero di alcune figure imprenditoriali di creatività e ingegno premiate dall'omonimo concorso di terziario donna di Confcommercio, tenutosi a fine 2021. Dopo Monica Martinelli e Nicoletta Tagliabracci, oggi conosciamo Eleonora Antonelli e Michela Valdinocci, fondatrici dell'Orto Sociale, Il Granio e la Zizzania. Carissimi amici di Rossini TV, oggi voglio presentarvi un'attività, un orto sociale, culturale. Sapete che esiste un'attività davvero molto particolare creata da due donne che adesso vi vado a presentare e si trova a Villa Fastiggi. Si chiama Il Grano e la Zizzania. E allora diamo il benvenuto ad Eleonora e Michela, che sono appunto le due fondatrici, e io voglio subito sapere, raccontiamo al nostro pubblico, che cos'è Il Grano e la Zizzania. Allora, è un luogo in cui si condivide essenzialmente uno spazio. Inizialmente era una condivisione di spazi a uso di orti e da lì si è creata una certa sinergia fra i partecipanti e si è cominciato anche a pensare delle iniziative di altro tipo di scopo, che sia quello culturale e comunque che crei una comunità. Il tipo di iniziative spaziano in ogni luogo, in ogni ambito, anche perché molto spesso sono proposte dagli stessi fruitori dell'orto.
L'orto è quasi sempre aperto, diciamo, da primavera, estate, autunno, perché io e Eleonora lavoriamo, però riusciamo a incastrare tutti gli spazi liberi in questa nostra realtà. Quindi se chi vuole partecipare sicuramente basta che ci chiama, ci contatta, noi ci facciamo trovare, o noi o chi per noi, siamo 10-12 figure che ruotiamo all'interno dell'orto. E per proporre eventi, benissimo, ci sentiamo e valutiamo insieme qual è l'evento, come organizzare al meglio possibile l'evento. Noi invece facciamo di nostro degli eventi, proponiamo eventi e quindi ci pubblicizziamo tramite Facebook o tramite conoscenze e Instagram anche, giusto? E richiediamo la prenotazione, perché ovviamente è solo su prenotazione per una contingenza di posti e di spazi. E allora mi stavi raccontando che chiaramente in primis un orto, quindi ci sono delle coltivazioni. Certo, sono 10 piccoli pezzettini che sono stati dati in maniera completamente casuale, cioè non c'era nessun ordine né di priorità. Chi voleva il suo piccolo angolo di orto era ben accolto. Di sicuro ci sono 3 persone che sono da noi categorizzati come i nonni, perché sono quelli che ci stanno insegnando a fare l'orto, perché siamo tutti improvvisati e danno i tempi e la competenza, diciamo, in quel senso, ma tutti gli altri siamo diventati, diciamo, una grande famiglia che si aiuta in qualche modo a annaffiare, a mettere le piante, insomma si sta creando, è proprio da lì che si è scaturita poi l'idea del progetto anche a scopo culturale. E proprio perché abbiamo visto che mettendo insieme persone che inaspettatamente erano insieme, perché non avevano un appuntamento della vita previsto, vengono fuori sinergie molto molto interessanti. Allora, la prossima iniziativa che avete in programma per quest'anno? Sicuramente una library, free library, e poi ne abbiamo veramente tantissimi, abbiamo l'evento di ceramica, la camminata, abbiamo la presentazione di libri, veramente tantissimi, anzi abbiamo più idee che giorni disponibili, quindi dobbiamo un attimo mettere insieme tutte queste cose. E quindi seguiteci su Facebook, su Instagram e sarete sempre aggiornati. La cosa bella che ci tengo a sottolineare è che è tutto gratuito. Quindi sia proprio la sistemazione dell'orto, degli ambienti, degli spazi, tutto quello che c'è in questa realtà, l'orto è tutto su base volontaria e gratuita. E quindi anche gli eventi tendenzialmente sono gratuiti, proprio perché ci piace molto puntare sulla gratuità, finalmente qualcosa dove non si paga la tassa, ecco questo. E allora davvero complimenti al grano e alla zizzania per questa bella iniziativa e complimenti alle donne di genio del nostro territorio. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma vi ricordiamo che questa sera in prima serata torna la TV dei viaggi alle 21:20 con un bellissimo racconto su Pantelleria, che è la perla del Mediterraneo. E poi vi ricordiamo anche la nostra rassegna stampa, come sapete da lunedì al sabato, siamo in diretta alle 7:20, in diretta sul canale 633 e in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Queste sono le repliche, se non riuscite a vederla in diretta potete vederla alle 8:20, alle 12:30, alle 14 e alle 18. E vi ricordiamo anche di scaricare gratuitamente, lo state già facendo in tanti e vi ringraziamo, la nostra applicazione di Rossini TV, un'applicazione comoda per vederci in qualsiasi parte del mondo, vedere i nostri programmi sia in diretta che in podcast e mandarci anche le vostre segnalazioni. Ho detto davvero tutto, adesso per voi il meteo, noi ci ritroviamo domani mattina appunto alle 7:20 con la nostra rassegna stampa.